sulla maglietta. Ciao, eccoci qua con Cartoon Joe, lo stavate aspettando da almeno 2 settimane tutte. Oggi sapete benissimo di cosa andiamo a parlare, perciò non vorrei perdere troppo tempo. Nello scorso episodio, che se vi siete persi vi lascio qua sopra nell'info box, ho parlato lungamente, molto lungamente, della classifica dei vostri cartoni animati della Disney preferiti. Invece oggi andiamo a parlare dei dimenticati. Dimenticati in questo caso però non si parla solo di cartoni che non piacciono a nessuno, ma semplicemente che magari non rientrano nella lista dei preferiti di molte persone. Ce n'è alcuni che sono stati appunto dimenticati nello scorso episodio e che stavolta sono molto contenta di poterne parlare. Non andrò a prendere tutti i cartoni animati, ma solamente i Disney classici e i Pixar che sono stati dimenticati nello scorso episodio. Per i Disney Toons e qualunque altro tipo di lungometraggio animato targato Disney, fate richiesta qua sotto nei commenti. Ovviamente lasciatemi un like sulla fiducia. La mia classifica sarà molto semplice perché è basata su 5 semplici concetti. 5 posizioni della classifica, nel quale ho suddiviso ben 48 lungometraggi animati della Disney, dal quale ho già tolto quelli dimenticati ma che io non ho mai visto, perché quelli non mi sembrava proprio il caso di metterli all'interno di una classifica, dato che non ho le basi per poterli giudicare. Le caratteristiche che ho seguito per definire una classifica sono la morale, che per me è sempre molto importante nei cartoni animati per bambini, l'intrattenimento, quindi che sia divertente, piacevole da vedere in generale, per una serie di cose, di dinamiche dei personaggi, via dicendo. Affetto personale, perché ci sono dei cartoni qua con cui sono cresciuta e non potevo rimanere cieca di fronte a questa cosa. La trama, perché comunque la trama deve essere un minimo interessante, non deve essere una trama che rimane piattina. E l'ultima cosa, che sapete per me è molto importante, ne ho parlato un paio di video fa, trovate sempre qua sopra nel post, è la colonna sonora. Per alcune cose giustificherò, per altre no. Per esempio, nella quinta posizione mi sento in dovere di giustificare. Parliamo dell'ultima posizione della nostra classifica, la posizione numero 5. Nel numero 5 io ho inserito dei cartoni che, per quanto riguarda i 5 punti di cui vi ho parlato prima, non arrivano alla sufficienza per quanto mi riguarda, non vogliatemene. In fondo alla classifica abbiamo Winnie the Pooh, anzi le avventure di Winnie the Pooh. È un cartone che mi ha sempre inquietato tantissimo, oltre al fatto che ha una trama veramente piatta da bambini piccoli. Sì, ha tirato fuori qualche perla che magari ogni tanto ti capita su Facebook e la ricondividi volentieri perché è carina, è comunque un copione Disney da seguire, però no. Per me è assolutamente no. Winnie the Pooh per primo è irritante. Tutti i suoi colleghi dei pupazzi e sono irritanti, quindi no, per me è no. A seguire il nostro simpaticissimo Chick e Little. Chick e Little è l'ennesimo cartone marchetta che non fa ridere. Le scenette che dovrebbero essere comiche fanno semplicemente pena. Senza senso, la canzone, l'unica canzone che c'è fa schifo. Non lo so, Chick e Little, mi è deluso. Cars, ma questo è semplicemente per una questione di gusto personale, mancanza di trama, noia mortale. È un cartone che secondo me è stato fatto solamente per vendere i giocattoli, punto. Basta, non c'è altro da dire. Monsters University potevamo farne anche a meno, perché comunque sì, è carino vedere come si sono conosciuti Mike e Sally, è carino vedere Randall come ha fatto a diventare così cattivo, e altre marchette comiche, sicuramente godibile, ma no, assolutamente inutile, dimenticabile al 100%. Il viaggio di Arlo, anche questo un altro Pixar assolutamente dimenticabile, perché è semplicemente il vomito prodotto dalla Pixar, ingoiando tutti i concetti base del lungometraggio Disney medio, li ha divorati, si è ingozzato la Pixar e poi ha vomitato ed è venuto fuori il viaggio di Arlo. Gli Incredibili 2, dimenticabilissimo. Primo comunque è un cartone che mi è piaciuto per il concetto di famiglia che c'è dietro, questa cosa un po' alla Marvel, il colpi di scena, molto carino. Incredibili 2, io sono, potete chiedere a mio fratello, sono andata al cinema, dopo le prime due scene ci siamo guardati, abbiamo detto ok, finisce così, ed è finito così, per farvi capire quanto fosse prevedibile quel cavolo di cartone. Sempre in quinta posizione, ma qua un po' mi dispiace perché secondo me avevano del potenziale ma non si sono impegnati, e li mettiamo tutti sullo stesso piano, sono Saludos Amigos, che è un po' un prequel, tra virgolette, dei Tre Cavalleros di cui parleremo dopo. Musica Maestro, Lo Scrigno delle Sette Perle e Le Avventure di Ichabod e Mr. Todd. Quest'ultimo mi ha un po' inquietato, ma è fatto bene, secondo me. La cosa che, secondo me, non è molto carina è che sembra aver messo insieme tante Silly Symphonies.
come se fosse una raccolta. Se io volevo una raccolta di Silly Symphonies, andavo a prendermi la cassetta delle Silly Symphonies, non andavo a prendermi un classico Disney. Non riesco neanche a capire per quale motivo siano targati classici Disney. Passiamo invece alla quarta posizione, qua giustificherò solo se è il caso. Sappiate solo che tra tutti sono quelli che, ok, non sono tra i miei preferiti, ma non sono neanche lo schifo totale, sono sufficienti. In ultima posizione, in questa parte della classifica, Ralph spacca internet e Ralph spacca tutto. Entrambi hanno molta originalità, nel senso che l'argomento è stato studiato nella maniera corretta, i personaggi sono stati carini, però dopo un po' che vedi i cattivi che si redimono, perché siamo in un cartone Disney e anche i cattivi si devono redimere, è sinceramente un po' originale, colorato, personaggi carini di qua e di là, però soprattutto Ralph spacca internet, ha spaccato qualcos'altro poi a un certo punto. Mucca alla riscossa, questo ha delle canzoni molto carine, la storia è molto carina, i personaggi sono carini, ma appunto sono carini, non belli, non memorabili, carini. Stessa cosa vale per Bolt, che è un cartone che la prima volta che l'ho visto mi ha fatto emozionare in un certo senso, per alcuni versi, soprattutto alcune scene, mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere, mi ha fatto ragionare su alcuni concetti, ma poi, non lo so, mi ha lasciato un po' questa sensazione di pena per il protagonista e la sua storia. Ne stavamo parlando prima, i Tre Cavalleros. I Tre Cavalleros io l'ho messo in quarta posizione perché non avevo cuore di metterlo in ultima. È uno di quei cartoni che mi è stato regalato da piccola e che con mio fratello ho visto tantissime volte, soprattutto la prima parte, che è quella tutta in modalità cartoni animati. Quando inizia a diventare documentario, ahimè, però all'epoca piaceva sicuramente. Mi ha sempre incuriosito molto, le canzoni me le canticchiavo, quindi aveva anche la parte della colonna sonora. È un cartone fatto bene, molto colorato, un docu-cartone molto molto godibile, ma c'è di meglio. Per questione di gusti personali, non vogliatemi male perché so che questi vi piacciono, Le avventure di Peter Pan, Pinocchio e Taro nella pentola magica. Peter Pan perché alcuni personaggi li ho sempre trovati molto irritanti, Wendy e Trilli per prime. Diciamo che ho sempre preferito la versione del 2003, quindi la versione del film. Pinocchio, storia che è molto carina, piace, ho letto il romanzo, mi è piaciuto abbastanza, ma anche qua personaggi irritanti, Pinocchio per primo, e quando ti stanno irritanti i personaggi principali, cosa lo guardi a fare? E l'ultimo, Taro nella pentola magica, io lo so che è un cartone innovativo, io lo so che merita una seconda chance, io lo so che molti di voi stanno aspettando un live action di Taro nella pentola magica, ma io il fantasy non ci troviamo per niente. In quarta posizione qua è stata dura, però l'ho dovuto mettere qua perché rispetto ad altri della Pixar non è arrivato al culmine, diciamo, del piacere. A Bug's Life ha una morale top, io volevo anche portarlo nella mia tesina di maturità, l'ho dovuto mettere in quarta posizione perché ha la morale top, ma per il resto è il piattume. Terza posizione, quindi quei cartoni che non sono dimenticabili assolutamente, che non sono fatti né male né bene, non sono memorabili, o senza né arte né parte, insomma in mezzo, per esclusione, nel senso che io sono partita dall'inizio e dalla fine e poi sono andata a scalare, quindi questi sono venuti in mezzo perché non erano da mettere né in fondo né all'inizio, quindi stanno in mezzo, non c'è bisogno di giustificarmi, è una questione di gusti. Ve li elenco semplicemente in maniera molto breve perché sennò qua famo notte. Red e Toby, Big Hero 6, Il libro della giungla, La spada nella roccia, Oliver and Company, Gli incredibili, Lily e il vagabondo, Oceania e Dinosauri. Dinosauri? Che cartone è Dinosauri? Ecco, questo lo devo commentare perché questo ve lo dimenticate tutti. Ecco, e non è giusto perché Dinosauri secondo me è un cartone fatto molto bene. Prima di tutto è il primo cartone che è stato fatto in 3D dalla Disney e non se lo ricorda nessuno. È stato fatto nel 2000, che è stato l'anno del cambio di millennio e nessuno se l'è filato. 3. È un cartone che era da fantasia che non vedevamo i dinosauri sul grande schermo, praticamente, per quanto riguarda la Disney. Colonna sonora, andatevela ad ascoltare perché è meravigliosa. Raga, è un cartone bello, cioè andatelo a vedere. Io ogni volta che nomino questo cartone non lo conosce nessuno, ma andatevelo a vedere. Seconda posizione, arriviamo quasi in cima alla classifica. Anche qua non starò troppo a giustificare. Qui in questa posizione ho inserito quelli che belli, veramente belli, ma non fanno parte dei miei preferiti per un motivo o per l'altro. Mi manca quel tanto così per arrivare in prima posizione. In questa posizione abbiamo La principessa e il ranocchio.
che fosse arrivato quando ero più piccola, probabilmente mi sarebbe piaciuto di più. Avendolo vista che ero già adulta, probabilmente non l'ho apprezzato come dovevo, però è un gran bel cartone, molto originale. I Robinson, anche questo è un cartone secondo me molto sottovalutato e molto ignorato soprattutto, ma molto molto originale e bello. Basil l'investigatopo, che è sempre stato da piccola uno dei più originali che abbia mai visto, è molto molto fatto bene, interessante, richiama Sherlock Holmes alla perfezione. Bianca e Bernie nella terra dei canguri, che ho sempre apprezzato tantissimo, forse anche di più dell'originale, del primo. Delle avventure di Bianca e Bernie, soprattutto per il disegno che era migliorato nettamente. Ratatouille, come anche i successivi Pixar che vi andrò a nominare, meritava almeno la seconda posizione. Non è uno di quei Pixar che io riguarderei in loop, ma molto molto bello, così come Alla ricerca di Dory, che ho visto una volta, ma mi ha fatto scendere tante di quelle lacrime, ma tante, ma tante. Inside Out, che ha un significato psicologico, pedagogico molto importante, e come sapete sono cartoni che mi entusiasmano, quelli che insegnano qualcosa di importante ai ragazzi e ai bambini, e parla di adolescenza, cioè concepire un cartone sulla base dei concetti dell'adolescenza, delle emozioni dell'adolescenza. È difficile, se pensate che è difficile già capire un adolescente nella vita normale, riuscire a spiegare come capire un adolescente ad un bambino o ad un genitore. È una cosa pazzesca. Up, per carità, bellissimo, molto molto bello, però ci sono cartoni che meritano di più. Prendo con le pinze perché so che mi tirerete i pugnali nella schiena per questa affermazione, però Up mi è piaciuto, mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere fontane di lacrime, ma ripeto, sono molto più legata ad altri cartoni. Up è arrivato quando io ero già grande, quindi l'ho apprezzato, lo guardo volentieri, ma nella mia vita non è memorabile. Soggettivamente non è memorabile, ecco. Ribelle, che occupa la prima posizione, ma per una questione mia personale. Ribelle si basa sul rapporto che c'è tra la figlia e la madre, che inizialmente sembrano gli antipodi, ma poi si scopre che sono molto simili, o comunque che sono dotate di comprensione l'una verso l'altra per questo legame che in fondo è molto molto stretto. E questo mi ricorda tantissimo il mio rapporto con mia madre. Io pianto tantissimo semplicemente per il fatto che rivedevo nella madre di Merida la mia mamma, quindi pianto tanto e si meritava la seconda posizione. Arriviamo alla prima. Ultimo in questa posizione, che rappresenta un po' la top 10, Fantasia 2000. Fantasia 2000, che secondo me è molto sottovalutato perché è sempre stato considerato come una brutta copia di Fantasia, che invece è veramente memorabile secondo me, oltre al fatto che è venuto fuori in un periodo nel quale la tecnica di animazione era migliorata moltissimo rispetto alla precedente, quindi merita. I brani scelti sono, secondo me, in linea di massima molto più originali rispetto alla prima scelta di Fantasia. Atlantis, l'impero perduto. Atlantis, l'impero perduto è bellissimo. Rispetto a questi quattro a cui ho dovuto scegliere, è uno dei più belli. L'ho rivisto 2 giorni fa, tra l'altro. È originale, ha quest'aria unica all'interno dei cartoni della Disney. Forse verrà fuori qualcosa di molto simile. Stanno pensando anche lì di fare un live action, ma ormai fanno un live action su qualunque cosa. Tra un po' faranno un live action sulla mia vita e poi siamo a posto. È uscito in quegli anni in cui a quanto pare la gente non andava al cinema a vedere i cartoni della Disney, non so bene per quale motivo, però è un po' dimenticato, e invece è un cartone che merita tanto. È un cartone che piace anche agli adulti, secondo me. Ci sono dei personaggi molto carini, c'è un disegno che non è fatto male, ma è semplicemente per scelta un po' grezzo. Completo sotto ogni aspetto, degli aspetti che vi ho elencato all'inizio, è uno dei più completi, quindi meritava di entrare nella top 10. In questa parte della classifica voi ritroverete non solo Toy Story, ma tutti i suoi seguiti, e per l'appunto in 8ª posizione abbiamo Toy Story 2. Mi ha sempre lasciato un po' con l'amaro in bocca perché io l'ho guardato con l'affetto e gli occhi a cuoricino che avevo per il primo. È molto bello e mi ci sono affezionata tantissimo, come a tutto il resto della saga. Mi è entrata proprio nelle vene, anima e corpo. Toy Story 2, diciamo che tra i quattro è quello che mi è piaciuto un po' meno, perché, ma anche qua per una questione personale, l'unica parte che me l'ha fatto veramente apprezzare è l'abbandono, il concetto di abbandono che c'è dietro a questo cartone. Io ho
una terribilissima fobia dell'abbandono. Ti lascio immaginare vedendo la storia, la canzone di Jessie, cioè tutta la storia del duo comunque mi ha lasciato un senso di disagio, per cui è quello che ricordo con più malinconia. In settima posizione, sempre della saga di Toy Story, abbiamo Toy Story 4, ovvero il più recente Pixar uscito appena prima appunto di Onward e Soul, di cui ho detto all'inizio che non ho visto. Mi è piaciuto molto, è stata una conclusione, perché se è una conclusione magari ne tirano a fare un quinto, degna della saga, è stata una conclusione giusta, si sono affrontate delle altre tematiche molto importanti, altre sfaccettature del mondo dei giocattoli che secondo me andavano assolutamente esplorate, non bisognava lasciarle nel dimenticatoio. E la cosa bella di Toy Story è che ogni volta che ne guardi uno, riescono a trovare dietro al giocattolo una moltitudine di discorsi e argomenti a cui tu nemmeno pensavi. Hercules sta in sesta posizione perché ha una colonna sonora meravigliosa, ha dei personaggi meravigliosi e memorabili, soprattutto il cattivo, ha delle sottotrame molto interessanti, ha una morale, è di intrattenimento perché comunque parla della mitologia greca e è un argomento che a me piace molto, c'è una sorta di affetto personale, ci ho fatto anche un saggio, io facevo Pegasino, quello piccolo, molto molto bello, non sta tra le prime posizioni perché per mio gusto personale ci stava meglio qualcos'altro. Quinta posizione, non so per quale motivo questo sia stato dimenticato nel precedente video, ma a quanto pare Zootropolis non è il cartone animato preferito di nessuno, eppure è un cartone non completo di più. È originale, è veramente originale, come concetto, come storia, come argomenti, parla di tantissime cose, ne ho parlato un po' più nel dettaglio in uno dei miei passati video che vi lascio qua sopra, quello sulla cybercensura. È un cartone completo, non posso aggiungere altro, anche la colonna sonora è molto molto attinente con gli argomenti che vengono affrontati, con le ambientazioni che sono tantissime. In quarta posizione abbiamo Wall-E, che è, penso, il cartone Pixar più originale in assoluto. L'unico cartone che, per quanto nella prima parte, per una buona mezz'oretta, non parli nessuno, ti lascia comunque incollato allo schermo. Io però ho un rapporto un po' conflittuale con Wall-E, perché la prima volta, proprio per questo motivo, l'avevo abbandonato, l'avevo trovato noioso. Solo in un secondo momento l'avevo ripreso, guardato fino alla fine e mi ero accorta di quanto fosse bello. Ha un concetto bellissimo di base, ha dei personaggi comunque originali, ha una trama originale, gli intrecci sono originali, è tutto molto molto originale, ma soprattutto lancia un messaggio che è veramente veramente importante. Arriviamo al podio di questa classifica. In terza posizione abbiamo Toy Story. È un cartone a cui io e mio fratello siamo molto molto legati, soprattutto lui, ma anche io, ha aperto un po' la strada al mondo dei giocattoli, il mondo dei giocattoli che mi ha sempre influenzato molto dopo aver visto questo film, perché ero convintissima che i giocattoli prendessero vita appena mi girassi, come tutti noi che abbiamo visto Toy Story da piccoli. Super completo, super bello, e solo per il fatto che abbia avuto tra altri tre seguiti che hanno avuto il medesimo successo del primo, dovrebbe dirla lunga su quanto sia bello il primo cartone. Però l'ho rivisto di recente, ha una tecnica d'animazione un po' antiquata per quella a cui siamo abituati ora noi. Mentre in seconda posizione il mio preferito dell'intera saga di Toy Story, che è il terzo, ovvero Toy Story 3, La Grande Fuga. Mi ha fatto non piangere di più alla fine il finale di quel cartone, che doveva essere anche la chiusura della saga, ma poi probabilmente ci hanno ripensato per qualche strana ragione. A me ha fatto un sentimento quel cartone, soprattutto il finale, che non avete idea, non avete proprio idea, e mi ha ricordato tantissimo quando mia mamma, mentre ero alle medie, mi ha chiesto di fare pulizia tra i miei giocattoli in camera e capire quali potevamo lasciare all'asilo. Però anziché andare all'asilo siamo andati alla discarica. Ho visto alcuni dei miei giocattoli da piccola preferiti buttati nel cassonetto, quando magari io me ne ero separata a forza, pensando, ok, li portiamo all'asilo, ci sarà qualche altro bambino contento di giocarci. Mi sono sentita molto empatica con Toy Story 3. E poi il finale mi ha reso ancora più empatica, perché è lì che mi sono resa conto di avere la stessa età di Andy, perché avevamo la stessa età quando ho visto il primo, quando è uscito il primo al cinema, avevamo la stessa età quando è uscito il secondo.
avevamo entrambi 17 anni quando è uscito il terzo. In più il Toy Story 3 l'ho visto al cinema la sera prima di partire per la mia prima stagione di animazione. Sono molto molto legata a Toy Story 3 per una serie di motivi, ecco. Quale sarà la prima posizione? Uno dei miei Disney preferiti, e mi dispiace molto che non sia stato menzionato nel precedente video, ma ovviamente, come ho già detto, l'opinione è molto soggettiva su quanto può piacere un cartone Disney. L'intera classifica che ho fatto adesso è interamente soggettiva, quindi io non voglio influenzare nessuno col mio parere. Il primo posto lo ricopre Dumbo. Per quanto sia un cartone vecchio, perché è decisamente vecchio, è uno dei primi lungometraggi della Disney, merita grosso così. Introdurre il concetto di disabilità, di integrazione, di bullismo, violenza anche fisica, violenza psicologica, inseguire i propri sogni, deformazione fisica in generale, personale, che può anche essere non necessariamente una deformazione data da un handicap, ma magari non lo so, che hai un dito più lungo dell'altro e questa cosa ti fa stare a disagio. Sono tutti concetti che sì, sono stati molto ripresi poi successivamente da Disney, ma questo è stato secondo me il precursore di qualunque altro cartone abbia parlato delle medesime tematiche, e lo fa con una dolcezza ineguagliabile. Dumbo è uno dei personaggi più dolci che abbia mai conosciuto. Le canzoni comunque sono molto carine, per quanto all'epoca andasse un genere musicale un po' diverso, ma cominciava anche ad esserci un ritmo un po' più travolgente rispetto un po', per dire, a Biancaneve. Sì, certe scene sono tuttora ghiaccianti, però bello. La nostra classifica è finita, è stata lunga, molto lunga. Spero che vi abbia intrattenuto a dovere questo video, che l'abbiate visto fino ad adesso. Io so che le classifiche comunque in un certo senso vi intrigano, quindi e ditemi soprattutto se volete la parte dedicata ai sequel, perché lì ce ne sarà da parlare, raga, ma proprio a voglia. Qui trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Qua sotto invece in descrizione trovate la mia mail per le corrispondenze e collaborazioni. Scrivetemi delle lunghissime lettere e io vi risponderò sempre comunque con grande piacere. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, se vi piace questo format, questo canale e in generale vi piacerebbe curiosare un po' di più su questo canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo col prossimo Cartoon Joe giovedì 11 giugno, mentre il prossimo video sarà la terza parte del nostro bookshelf tour, con la prima parte degli 8 conclusivi. Tante care cose e un bacione!